Ciao, buonasera. Allora, prima di entrare nel merito di quelle che saranno le caratteristiche programmatiche del governo che va delineandosi, questo governo giallorosso, mi sembra importante ancora soffermarsi sulla genesi che ha portato alla formazione, diciamo, di questo governo delle poltrone, dei voltagabbana, del valore zero della parola data, chiamatelo come vi pare. E in merito a questa genesi mi sembra interessante soffermarsi sul ruolo del Presidente della Repubblica, di Mattarella. Perché? Perché lui è garante della Costituzione, in qualche maniera dovrebbe essere il difensore della credibilità delle nostre istituzioni. Ecco, Mattarella è un signore che, bene o male, oggi, se fossero ancora vivi, i miei nonni avrebbero qualche anno più di lui. E io penso a cosa direbbe mio nonno materno. Mio nonno materno era un democristiano, un piccolo commerciante, un democristiano vicino agli ambienti lapiriani. Oppure anche quello direbbe il padre di mio padre, il mio nonno paterno. Lui era un comunista, un operaio del Nuovo Pignone, un ateo. Quindi, diciamo, sono cresciuto un po' sotto le influenze di questi due poli contrapposti. Ma loro cosa avrebbero detto? Ma io credo che loro, visto quello che era stato il comportamento sino ad oggi tenuto dal PD nei confronti del Movimento 5 Stelle, dal Movimento 5 Stelle nei confronti del PD, le dichiarazioni recentissime fatte gli uni dagli altri, credo sia interessante anche sentire questa intervista di Zingaretti. Colgo l'occasione per smentire per l'ennesima volta l'ipotesi di governi PD 5 Stelle, come anche in queste ore si sta a volte teorizzando. Confermo che nel caso si arrivasse a una crisi di governo, la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. Di fronte a una crisi di queste proporzioni, la via maestra è quella di ridare la parola agli italiani e di avviarci verso elezioni anticipate. Non esiste alcuna ipotesi di governo con i 5 Stelle, né esiste, lo dico ufficialmente, o esistita in queste ore, in questi giorni, nessun tipo di incontro o anche confronto su un'ipotesi di questo tipo. Sono tutte ipotesi totalmente prive di fondamento. I miei nonni, che fosse uno comunista, che fosse uno un democratico cristiano, che fosse uno un ateo, che fosse uno un grande credente, ma avrebbero avuto, secondo me, le medesime parole. Avrebbero preso i leader di questi due partiti e gli avrebbero detto: signori, ma cosa stiamo facendo? Ma qui ne va della credibilità delle nostre istituzioni. Voi fino a 5 minuti fa vi accusavate di essere il partito di Bibbiano, quello che fa gli elettroshock ai bambini. Voi accusavate quest'altri di essere soltanto un manipolo di scappati di casa, di cialtroni. Di tutto di più vi siete detti, mai e poi mai, noi con loro. E 5 minuti dopo, parlando del bene dell'Italia, decidete di mettervi allo stesso tavolo. Ecco, i miei nonni avrebbero detto questo, cioè ne va della credibilità delle nostre istituzioni se io, Presidente della Repubblica, accettassi, si formasse un governo siffatto. E allora, quando io leggo le pagelle che dà il Corriere della Sera, cioè questo ci racconta come sia difficile anche che l'opinione pubblica possa tenere, diciamo, la barra della morale dritta, perché i condizionamenti da parte dei media, quindi da parte del complesso culturale, che ricevono sono fortissimi. A Mattarella, lasciamo fare tutti gli altri nomi che ora vedrete in questa immagine, Renzi, Zingaretti, Di Maio, Salvini, a Mattarella viene dato 8, no. Mattarella, mi dispiace, non intendo offendere nessuno, ma Mattarella merita un 4 assoluto, perché lui è il garante della Costituzione. Dovrebbe essere il difensore della credibilità delle nostre istituzioni. E quindi nel momento in cui accetta, probabilmente si fa anche promotore, ma questo è un mio pensiero e
e diciamo, mettiamolo tra parentesi, di un governo di questa natura, così fatto, così forgiato, nascente sulla menzogna, nascente sulla non credibilità della parola data, è il Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere arbitro imparziale, dovrebbe essere, ripeto, il garante dell'ordine, della credibilità delle istituzioni, e merita 4, non 8. Renzi gli viene dato quanto, 6 e mezzo? Ma Renzi è il promotore di questa giravolta, di questa, diciamo, è l'emblema della totale assenza di credibilità, di valore della parola data, e gli viene dato 6 e mezzo. Cioè, questo è il culto della vittoria a prescindere, che non insegniamo ai nostri figli, perché gli insegniamo a rispettare le regole, un codice dell'onore, una morale. Gli insegniamo a raccattare l'avversario in terra, ad aiutarlo ad alzarsi, non a sgambettarlo, a buttarlo in terra e a calpestarlo e a mettere la palla in porta con le mani. Perché questi signori stanno facendo questo. Questi signori stanno mettendo la palla in porta con le mani. Allora, credo sia interessante leggersi cosa dicesse Costantino Mortati, un grande costituzionalista, proprio al riguardo del ruolo del Presidente della Repubblica. Scusate, bisogna mi fermi un attimo, perché bisogna che ve lo legga questo passaggio. Allora, Costantino Mortati diceva: compito del Presidente della Repubblica è quello di accertare la concordanza tra corpo elettorale e parlamentare. La concordanza tra corpo elettorale e parlamentare. Assolve a tale ruolo, attraverso l'impiego dell'istituto dello scioglimento anticipato, quando vi siano elementi tali da renderlo necessario o anche solo opportuno, in termini di gravi disarmonie tra attività degli eletti e sentimento del popolo. Ecco, allora, niente poteva essere più chiaro di questo passaggio che ci ha lasciato in eredità un costituzionalista come Mortati, un padre costituente come Mortati. Allora, 4, Mattarella merita 4, se questo governo va in porto, ma anche se non andasse in porto, oramai il Presidente della Repubblica merita 4, già quando consegnò l'incarico a Cottarelli, che durò davvero quanto un gatto sull'Aurelia, già lì meritava un bel 5 meno meno, ma ora merita 4 senza appello, perché credo ce lo a chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale non può sovvenire l'idea di dare un giudizio più alto di questo 4. Ora, avrei voluto entrare nel dettaglio degli aspetti programmatici, almeno quelli cardine, fondativi di questo governo, che un po' spiegano del perché va a nascere questo governo, del perché fosse necessario per le grandi élite il venir meno di una figura come Salvini e della Lega da questo nascituro governo. Però rischierei di soffermarmici troppo e quindi di allungare troppo questo video, una volta tanto che sono riuscito a essere conciso, direi di finirla qui, e nel prossimo video invece parleremo appunto di questi aspetti programmatici. Grazie, buona serata e state bene.